La prima peculiarità del progetto Pillole di Movimento è senza dubbio la scatoletta che viene consegnata e che ricorda un medicinale da banco distribuito dalle farmacie. Non è invece così. La campagna nazionale promossa da WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, ha lanciato l'iniziativa per contrastare la sedentarietà e promuovere la cultura del movimento. Nella confezione non ci sono pillole, bensì dei coupon gratuiti che permettono di scegliere tra una rosa di oltre 1200 attività sportive, motorie promosse in tutta Italia. I cittadini potranno recarsi presso le farmacie aderenti, sono 45 in provincia di Gorizia, chiedere appunto di avere informazioni su pillole di movimento, che ci auguriamo siano ben esposte le scatoline sui banconi delle farmacie, per poter accedere a un mese gratis di attività sportiva presso le associazioni sportive che hanno aderito. Sono associazioni, 8 in questo caso in provincia di Gorizia, che fanno attività varie, dal nuoto piuttosto che dalla danza e ad altri sport anche acquatici, e speriamo appunto che ci sia una buona adesione, perché anche la dimostrazione però che il movimento sportivo resiste, e non solo resiste, ma con coraggio sta rilanciando la propria attività. Partendo dal comitato territoriale WISP di Gorizia, il progetto vede coinvolte le farmacie, con la collaborazione di Federfarma Gorizia, contando sul patrocinio dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina, con la distribuzione di 10.000 scatoline in 15 comuni della provincia Esontina. Grazie a WISP, grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie alla collaborazione di Federfarma, dell'azienda sanitaria, dobbiamo investire molto di più, ancora di più, nella promozione della salute. Cioè, noi dobbiamo conservare i nostri cittadini in buona salute, perché affinché l'accesso alle strutture sanitarie e ospedaliere avvenga nel momento più tardi possibile. 8 le società sportive dilettantistiche che hanno sposato il progetto, 45 le farmacie dell'Isontino che hanno aderito, molte quindi le attività da scegliere per invogliare i cittadini in uno stile di vita sano e attivo, funzionale alla prevenzione di problematiche connesse alla sedentarietà. Quello che interessa a un sindaco, a un comune, è la motricità, cioè la possibilità che i propri cittadini attraverso il movimento possano migliorare le proprie condizioni. Ecco perché per noi è importante. Tante volte diciamo, quando parlo di pillole, la passeggiata veloce da 40 minuti, uno non necessariamente deve andare a praticare impegnative discipline sportive, perciò piccoli accorgimenti, piccole pillole che consentono davvero di migliorare in termini di qualità e allungare la vita. Per la regione Friuli Venezia Giulia si inizia con la provincia di Gorizia, nella speranza poi di far aderire sempre più territori e sempre più associazioni sportive. Federfarma è un partner fondamentale e ci auguriamo nel tempo che anche grazie alla collaborazione con le aziende sanitarie si riesca veramente a fare in modo che questo progetto, che inizia sperimentalmente nell'Isontino, poi si radichi bene in tutto il Friuli Venezia Giulia.